Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui con la 57esima puntata della serie Zie Lonka. Dunque, stavamo tranquillamente, beatamente, facendo un po' di insilato d'erba. Abbiamo finito qua tutta la parte sulla sinistra. C'è da ripassare qualche punto il ranghinatore per andare a raccogliere il restante. E giustamente il nostro Blue Deer è... Il nostro Blue Deer Neo 28enne e... magari Neo 29enne, pensate, ha deciso di fare delle manovre errate con il trattore fottuto da solo e si è ribaltato creando e facendo danni che vanno oltre quello che può essere l'immaginazione dell'essere umano e anche dell'intelligenza artificiale. Grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale installata sulla centralina del Fender, è riuscito a raddrizzarsi. Sì, notiamo il fumo nero che è equivalente a trattore finito, equivalente allo sforzo dell'intelligenza artificiale per poter risolvere l'algoritmo per raddrizzare il trattore di Budio. Detto questo, evito di dire cavolate. Detto questo, vabbè, stiamo continuando qui con l'insilato, mancano tutta questa parte qui. Intelligenza artificiale. Dai, odio che l'intelligenza artificiale. Io poretto. Ma cosa finito? Guarda che fumo nero, è roba. Non è perché uno fa fumo nero e è finito. Uno fa fumo nero perché ha tanto gasolio. Appunto. Vuol dire che non è efficiente. No, vuol dire che è pistolato. Beh, in questo caso qua la tacchetta della manutenzione è proprio uno spunto. Se guardi quella cosa lì. Ricordo anche il meme che ho creato apposta per te. Ecco, tanto qua allarme in cabina. Cosa succede adesso? Hai offeso l'intelligenza artificiale dicendogli che è finita. Infatti, adesso si è spento. Mazza. Morto? Senti di roba? Sì, di roba. E tu allarmi dappertutto, un disastro. Senti che robe. Prendila ancora in giro, poi vedi che ti chiude il sedile, lo schienale del sedile sulla seduta. No. Oh, ha smesso. Miracolo. Vabbè, noi intanto qui proseguiamo, che ultimiamo, poi andiamo a vedere quanti litri abbiamo fatto. Buttiamo dentro un bel po' di roba nel biogas e dobbiamo anche andare a vedere, dopo aver finito qui, se il raw metane lo ha fatto passare come elettricità. Vediamo se il biogas ha iniziato a darci dei soldi. Dunque, abbiamo terminato tutto. Adesso mettiamo qua trincia. Vabbè, un'ora di lavoro l'ho fatto però. Beh, macchinetta. Guarda, se anche si è sporcato un po' il vero. E vabbè, Artemio, bella macchina comunque. Ora firmiamo il preventivo. No, la mia è ancora nuova, anche se è un spettacolo. Ma lei a cosa è capace? Venda la tua. Sì, ma lei c'è troppo adesso il biogas. Le pieno, non segna quanto che il magna, e va che bestie a posto. Finché non ampliamo un po'. Va bene così. Adesso te tocca montare su che vecciotta là. Ti senza clima, ti si senza comfort. Fate che clima, te che bottoni, bottonetti, sensori. Sì, ma questa costa tanto, qui a cosa pagava?
anche qui, però se l'ate ciapi poco e ferro, tedeschi a macchina, poi invece si ferma. Ciao. Beh, tedeschi a macchina, già che si è fatta un po' di robustezza comunque, eh. Se è vecchio stile. Sì, ma se te cati un ferro piatto da 50 mm, pa, spesso 5 cm. Se ammazzo qualcuno e chi lo ha messo in mezzo al campo, il ferro da 50 mm. Vedi che se passa un camion e è casca. Una bieta, un tocco di una verga di ferro da 6 metri. Esatto. Bene, implementeremo i sensori anche a quella vecchia. Ah, beh. Quando qua ti esate base, te le doppie trombe anche ad aria. Tu prendi un mezzo. Ma se tanti schei, molti schei, Artemio. Non stiamo. Ma io prendo 2 miliardi. Ma che cosa ne sai tu di io cos'ho? La banca mi ha detto che bisogna farti spendere schei perché ti si tirchio. Ah, signore. No, no, dai, mi tengo mia qua e siamo a posto. Boom, ci vediamo. Ciao. Come macchinetta qua. Senti che motore! Senti che casino che fa io, meglio che altro! Senti! Ora war! Bene! Adesso andiamo a dare un'occhiata al biogas per i litri nelle trincee e dopo vediamo cosa fare. Allora, siamo di nuovo qui col nostro impianto di biogas che sentite sta facendo un bel po' di rumore perché sta lavorando a pieno regime. Allora, andiamo a dare un'occhiata un po' alla situazione. A parte le nostre due fabbriche che abbiamo, che c'è questo qui che ha poca roba immagazzinata, mentre il cibo in scatola si potrebbe anche fare un giro e vendere due cosette. Abbiamo... al momento insilato, Consime per la pietra di zucchero, ci siamo informati, ho visto anche nei commenti delle scorse puntate, praticamente questa diciamo differenza poi che c'è, vedete 400 400 300 300, è solamente, come avevamo anche iniziato a dedurre, è la velocità nella quale appunto il biogas processa il prodotto. Quindi, essendo barbabietole macinate, le processa più velocemente, però sì, non è che guadagnate di più perché le macinate, è solo che le fa più velocemente, tutto lì. Quindi in realtà tutta questa storia di star lì a macinarle secondo me non sta neanche tanto in piedi. E qui siamo a posto, siamo ancora tutto pieno, ci sarebbe un po' di robetta di insilato a caricare, un po' di concime, ma è meglio che andiamo avanti a compattare le trincee, che dopo dobbiamo fare anche il conto se riusciamo di tutto quello che abbiamo trinciato di erba. Un bel po' di rimorchi sono usciti. Liquami ne abbiamo scaricati 276.000 che stanno processando su fermenter e liquid fermenter slurry, che poi a sua volta avevamo visto si trasforma fermenter silage, fermenter slurry, fermenter manure, fermenter bitcut, sono tutti sottoprodotti e producono appunto residuo fermentato, storable residuo fermentato e il raw metane che attualmente è pieno, 50.000 litri. Dovrebbe produrre appunto soldable electricity, quindi dovrebbe essere energia da vendere, e che però è da attivare, quindi attiviamo e vediamo se in teoria tra qua a poco dovrebbe venderlo tutto, trasformarlo, venderlo tutto, e dovrebbero arrivarci dei soldi. Anche questo è fermo perché dobbiamo iniziare ad ottenere un po' di digestato, perché poi ci serve roba da buttare nei campi e quindi bisognerà cambiare anche la botte, e quindi attiviamo anche quest'ultima parte di lavorazione, appunto perché
abbiamo 1440 cicli al mese, quindi molto molto veloce, e appena 48 euro, appunto, va trasformato 400 400, quindi pari litri di storable fermentation residue che si trasformano in digestato. Vabbè, dovremmo, ah no, c'è anche questa fermentation residue, e anche di nuovo in raw metane, quindi abbiamo doppia produzione, perciò dobbiamo attivare anche questa. Quindi fermentation, ah sì, fermentation residue, quello che era dall'altra parte. C'è inattivo anche questo, appunto, liquid fermenter slurry, quindi l'altra parte, ha fatto una ramificazione che non finisce più. Anche questo produce metano, quindi ancora roba che si può vendere e ancora roba che si può poi trasformare in digestato alla fine, storable fermentation residue. Sì. Va bene. Che sarebbe storable fermentation residue, si trasforma in digestato, però lo storable fermentation residue è di più sottoprodotti. Va bene, un biogas un po' complesso, ma secondo me lo hanno fatto anche un po' complesso, ma si poteva, secondo me, renderlo più, non dico semplice, ma più intuitivo. Comunque, va bene, insomma, la catena è questa e quello che alla fine va caricato è tutta sta roba qua. Poi lui sono solamente sottolavorazioni che uno decide poi cosa fare o non fare, perché ovvio, se non ha nessun, non so, il liquame da se non ha liquami da buttare, tiene inattiva questa parte di ramo qui, che quindi gli costa 24 euro al mese in meno. E quindi tiene fermo tutto questo lato qui. Vabbè, stiamo in attesa, perché sono curioso di questo. Vedete, un po' l'ha già tirato giù. Costruzione magazzino. Sì. Un po' l'ho già tirato giù, quindi dovrebbe un po' alla volta tirarlo via tutto. Dovrebbero arrivarci dei soldi. Vedremo a Mari se a fine giornata ci pagano o no. Allora, qui al momento penso possiamo lasciare un po' in stand-by, c'è ancora parecchia roba caricata. Alla fine, liquami, ne abbiamo 275.000 litri, perciò sono un bel po'. Quindi prima che li finisca ce ne vuole. I liquami. Il manure invece, dov'era finito? Dov'era finito? No. Concime, sì, vabbè. Concime, beh, vabbè, 2 o 3 palate possiamo buttarle, però vabbè, insomma, non ha bisogno di tanta roba. Vediamo invece gli animali, che li abbiamo parecchio trascurati. E allora, qui avevamo dato un po' di balloni di erba, un po' di roba, quindi tutte le pecore. I maiali hanno poca salute, perché giustamente hanno finito. Sì, c'è la capacità totale, ma hanno finito il cibo base, hanno finito i cereali, e quindi non sono proprio messi a posto. Le vacche invece, vabbè, hanno il 100% di razione mista, è stata fatta la razione mista, perciò sono a posto. Paglia ne abbiamo buttata, salute è al 100%, quindi siamo in linea con tutto. Liquami, diciamo, vabbè, appena 3.000 litri, perché li avevo svuotati proprio tutti 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 tutti, avevo fatto proprio anche l'ultimo giro riempendo la botte, restavano poco niente. Quindi sono un po' gli animali, dai, bisogna dare un po' di cibo base, un po' di cereali, e via. Va bene, andiamo un po' di mais, un po' di barbabietole, carichiamo un po' di roba, un po' di frumento, quello che è. Boh, rimorchietto, dai, possiamo prendere anche il 3 assi qua. Diamogli un po' da mangiare. Che cattivo qual è. Sapevo che prendevi lui. Aspetta, bene, non sono abituato a Adesso fin prima con sta il Jaguar. inaudita potenza. Bene,
Allora, cibo base. Cibo base, cosa buttiamo? Un po' di mais, Fa un po' di tutto. frumento, un po' di tutto. No, mi ricordo più, aspetta, il cibo base era. Però non capì. Vedo che. Guarda che guardo qua la Wikipedia. Aspetta, perché vorrei anche abuso qua per entrare. Bravo. Allora, animali, dove sono qui? Cibo base, non mi ricordo se era il mais o il frumento. Penso il Vabbè, maiali. frumento. Maiali. Ok, base, mais o sorgo. Maiali o il mais. Ah, giusto per Difatti si favorire fa anche la al base. pastone di solito. Esatto. Cioè per Allora, le vacche, ma mais, anche per gli animali. mais, beh, ne abbiamo parecchio mais qui. Cosa gli diamo? 10.000 litri di mais, vediamo se bastano. Si farà un 10.000. po' tutto. Ossia 10, 10, 10 forse. Pensa quanto tempo è che non cademo da mangiare. E pensa quanti sono adesso, guarda quanti. 2, Non neanche guardato quanti è. 9, 2, 8, 2, 1, 3, 48, 76. Maiali. 76 maiali di un solo tipo. Saranno quelli che poi si sono riprodotti, perché non Sì, scarica esatto, sta ma bestia. hai attaccato i tubi. Sì, no, era la posizione. Allora, intanto abbiamo scaricato un bel po' di roba. Sì, abbiamo scaricato 8.000 litri, ma ne va. Beh, cibo base, quindi il mais è il 50%. Sì, so, devi E fare la combinazione per arrivare al 100%. vabbè. Bisogna tutti quanti. Adesso non mi ricordo però quant'è la tenuta. 60.000, 100.000, quant'è la tenuta massima? Del magazzino del cibo, più o meno sei circa a metà, Un po' quindi meno di metà, siamo a 28 a 30. Beh, aspetta, scarico questa roba qua. sarà Manca 50 2.000 litri di roba. 50.000 Ok. forse, 60 Ma sa che è anche 100, eh. 10. Ah, ma Mi aspetta, che in teoria forse sì. aumenta l'aumentare del Poi secondo numero me è intorno di animali. ai 100, perciò se fosse 100, cibo base 50%, vuol dire che servono 50.000 litri di mais. In poche parole, 11.000 li abbiamo messi, ne scarichiamo 40.000. Devi fare 50, 25, 25 per arrivare a 100. Allora, Non è no, che fai o uno o l'altro, devi fare mi tutti. ricordo 100.000 litri, però il 50% cibo base. Sì. Bon, quindi 25. vuol che va 50.000 litri di mais. Aspetta, 5. Scusa, se 50% è metà. 100.000 è la capacità teorica massima, metà sono 50.000, ne ho 11.000, ne carico altri 40. Ok, dopo abbiamo 25, 20 e 5, quindi ci sarà un 25.000 litri di cereali, 20.000 litri di proteine e 5.000 litri di frutti della terra. Sei, penso di sì. Teoria, facendo conti veloci. Allora, intanto carichiamo mais. Mais, mais, mais. Circa 40.000 di mais. Siamo un po' più scarsetti perché barbabietole ho visto che ce ne sono un po' più di quello che sarebbe 30. Boh, 37.000 circa di mais. E vediamo se queste teorie sono corrette. Cereali, vabbè, cosa abbiamo? Frumento, orzo. Colza la mette come cereale. Penso più come Avena. proteine, mi sa. Colza. Allora, proteine, semi di soia, colza o girasoli. Ah, ok. E Cereali, allora orzo, un frumento. all'avena allora. Orzo e frumento e basta cereale. No, l'avena. No, l'avena è soltanto per i cavalli. Non Facciamo abbiamo. i maiali che fanno.
Esatto, lo Allora, scalciano, bueno, qui sta salta. scaricando 12, 17, 19. È meno di 50.000. Infatti io sparavo. Boh. È 68, è quasi piena. Beh, Sarà 75 allora. ma no, ho scaricato 48.000 di cibo base. 60, 70, siamo quasi 70.000, è piena, però tieni conto che abbiamo 6.000 litri di proteine e 13.000 litri di frutti della terra. Abbiamo tanti frutti della terra. Quindi adesso dovremmo mettere praticamente, Cereali. dobbiamo mettere almeno 15.000 litri di cereali. E anche un pochettino di È un proteine che sarebbe colza. puntin de soia. Insomma, E soia colza. soia che... Allora. Mais, patate, proiettile. Quanta roba che si pastinacca, non penso. Frumento, orzo, ovvio. Frumento abbiamo 90.000, un po' il frumento. Non so se soia ne hai la colza, Non forse lo sì, ma non so. mi ricordo la soia. Quanto avevo detto? Almeno 20. Fermo, 15 mi pare. adesso ho caricato 17, vabbè. Dovremmo No, in colza andare. avevano 94.000 litri di colza, soia 64.000, però non so se sia qui o a casa. E soia andiamo a riempimento del silos dopo. Purtroppo non ti indica dove sono stoccati, indica in generale proprio. Qui abbiamo cereali, inizia a caricare cereali. Ah no, continua 80, 80 millilitri, 84.998. Esatto, ha fatto il pieno. Sì, quindi in base a quante mele hai, la capacità aumenta. Infatti mi sono rimasti 393 litri dentro al rimorchio. Da Vabbè. notare i liquami, la 90 barretta è leggermente liquami, 99.000 litri. la barretta è neanche a metà, quindi fa conto te quanto potrebbe Liquami contenere. si sì, paglia, serve paglia, guarda, poca paglia abbiamo. Allora, c'è il 780 con lanciapaglia. No, non va lanciapaglia, va lasciati i balloni interi. Non è come quello vecchio. È vero. Avevamo già fatto questa prova nei tempi antichi. Butto Allora, butto un po' di balloni a caso. una pila di balloni. Allora, Ecco, ormai qua il fan è praticamente quasi finito, tra un po' si spegne. ancora questa storia del finito, madonna. Sì, è finito. Ho perso il mani. Ah no, stavamo caricando le ame. Ah, Vabbè, sì, vediamo un po' di bravo. paglia. E poi bisogna sentire Artemio per una botte. Bisogna prepararsi con il digestato. Perché spero che venga fuori tanto digestato. Dunque abbiamo agganciato la botte e adesso andiamo da Artemio per sostituirla con una botte nuova molto molto più grande. Nel frattempo continuiamo a caricare il biogas, diamo un po' su anche il tempo perché ci serve assolutamente tantissimo digestato per ripreparare tutti i terreni. Abbiamo forse ancora qualche campo da o trebbiare o comunque da raccogliere, perciò adesso nella prossima puntata, oltre a portare a casa la botte, ultimeremo tutta la questione campi e diamo tempo al biogas di processare un po' di prodotto. Va bene ragazzi, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like, ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao!